cercherò di rimediare con il collegamento video. Ora, noi siamo in una condizione, in una congiuntura, io credo particolarmente favorevole per un intervento organico di revisione del sistema fiscale. Lo siamo da un punto di vista politico. Perché c'è una maggioranza di unità nazionale o di quasi unità nazionale che sostiene il governo Draghi e c'è Mario Draghi come presidente del Consiglio. Questo è un elemento positivo per l'ampiezza della maggioranza, ma c'è naturalmente la controindicazione dell'articolazione della maggioranza che comprende forze politiche che hanno visioni molto diverse del fisco, del ruolo del fisco e delle ipotesi di revisione del sistema fiscale. Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza indica la riforma fiscale come una delle riforme strategiche, anche se, lo dobbiamo sottolineare, la riforma fiscale è una riforma di accompagnamento, quindi non ha lo stesso valore cogente di altre riforme indicate nel piano, riforme orizzontali, riforme settoriali, ma è comunque indicata come un obiettivo politico. La riforma del sistema fiscale. Più in generale, Next Generation EU apre alla possibilità di una revisione di nuove misure fiscali a livello comunitario, perché i 750 miliardi del piano verranno restituiti in parte con una nuova fiscalità comune a livello europeo, che produrrà dei cambiamenti anche negli ordinamenti tributari nazionali. E terzo e ultimo punto, ma non ultimo in ordine di importanza, in materia fiscale si stanno verificando importanti cambiamenti anche a livello globale. La presidenza italiana del G20, ha segnato l'accordo sulla Global Minimum Tax, su una aliquota, minima globale, nella tassazione delle multinazionali, che è un grande passo in avanti rispetto a 20 anni che erano stati caratterizzati da una spietata concorrenza fiscale tra gli stati, per non parlare del ruolo dei paradisi fiscali, e da quelle che gli economisti hanno chiamato race to the bottom, cioè dalla corsa al ribasso delle aliquote fiscali sulle imprese, a scapito di fatto della tassazione sul lavoro, sulla quale è stata caricata gran parte del finanziamento delle politiche pubbliche, in particolare delle politiche di welfare. Quindi la corsa al ribasso ha provocato una redistribuzione del carico fiscale a danno del lavoro. L'accordo sulla Global Minimum Tax interrompe la corsa al ribasso, è una discontinuità e può avviare una fase diversa di redistribuzione del carico fiscale. Ora che il sistema fiscale italiano abbia bisogno di una importante e organica revisione, questo è un tema largamente condiviso. Se pensiamo al grado di iniquità verticale e orizzontale che il sistema fiscale italiano presenta oggi, un peso più elevato complessivamente della media della zona euro, che diventa assolutamente non accettabile sui contribuenti che fanno il loro dovere fino in fondo a causa di una enorme evasione fiscale che sottrae ogni anno 100 miliardi di euro, o anzi, probabilmente una cifra superiore all'erario. È un'iniquità che è venuta peggiorando per quella che è stata chiamata la fuga dall'IRPEF, cioè la proliferazione di regimi sostitutivi che hanno sottratto alla progressività pezzi importanti di base imponibile. Pensiamo a quello che ha significato l'introduzione della cedolare secca, piuttosto che il regime forfettario sulle partite IVA, ma altri regimi sostitutivi sono stati via via introdotti negli anni. Pensiamo alle spese fiscali, alle tax expenditure, che hanno un peso enorme nell'ordine di decine di miliardi di euro e spesso un effetto regressivo perché vengono utilizzate dai contribuenti a reddito medio-alto molto di più degli incapienti che non possono utilizzarle per definizione, ma anche dei redditi medio-bassi. Pensiamo all'andamento erratico delle aliquote marginali IRPEF sul reddito da lavoro dipendente per effetto del combinato disposto del bonus 80 euro che poi è diventato bonus 100 euro e delle detrazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Il fisco italiano ha un peso eccessivo su chi lavora e chi fa impresa. Noi siamo nei primi 10 posti a livello europeo della tassazione sui fattori produttivi e questo è un problema perché vuol dire che il fisco italiano
frena la crescita economica di questo paese e ha sicuramente avuto un impatto nel ventennio di stagnazione italiana. Non parliamo della normativa frammentata e complessa perché è sotto gli occhi di tutti, dovremmo sottolineare anche la clamorosa inefficienza della riscossione nel nostro paese, che porta alla contraddizione di un sistema che non è in grado di riscuotere le tasse e che poi periodicamente, dopo aver accumulato magazzini fiscali da centinaia di miliardi, si diletta in rottamazioni, condoni e quant'altro, che sono complessivamente interventi diseducativi per quanto riguarda il rapporto tra fisco e contribuenti. Pensiamo anche alla giustizia tributaria, che nei primi livelli è tutto sommato efficiente come tempistica di risoluzione delle controversie. La qualità delle sentenze, gli operatori del settore dicono che sia discutibile, c'è un imbuto in Cassazione che è micidiale e che va rapidamente risolto. Ora, a fine giugno, le commissioni finanze di Camera e Senato hanno approvato a larghissima maggioranza un documento che contiene una serie di proposte di riforma. Ci hanno lavorato commissione finanze della Camera guidata da Luigi Maratin, quella del Senato guidata da Luciano D'Alfonso. È stata una discussione con decine e decine di audizioni, devo dire molto approfondita dal punto di vista del materiale conoscitivo accumulato. Il documento approvato ha il pregio di avere trovato un minimo comune denominatore sufficientemente ampio tra forze politiche che, torno a sottolinearlo, hanno visioni veramente molto diverse, perché la maggioranza Draghi va dal punto di vista fiscale, spazia dalla flat tax della Lega fino alla patrimoniale di Liberi e Uguali, passando per le proposte del Movimento 5 Stelle, per quelle del Partito Democratico. Insomma, abbiamo veramente, c'è stata la necessità di trovare un punto di equilibrio tra visioni molto diverse, e questo è un lato positivo del documento approvato dalle commissioni finanze, perché non era scontato arrivare a questo punto. Il documento contiene molte proposte sufficientemente condivisibili. La riforma delineata dal documento non è la riforma che faremmo come Partito Democratico, ma non è nemmeno uno schema di riforma radicalmente alternativo. C'è dietro l'idea di superare quello che è stato chiamato il meccanismo plurale di tassazione italiana, che non è né comprensivo né duale, ma è sostanzialmente un gran casino, direbbero i francesi. Superare questa confusione che è venuta peggiorando negli anni, e ad arrivare ad un sistema tendenzialmente duale, con i redditi da lavoro e da pensione sostanzialmente con tassazione progressiva, e gli altri redditi che si addensano attorno tendenzialmente ad un'aliquota che dovrebbe essere la prima dell'IRPEF, della tassazione sui redditi personali, con alcune eccezioni che sono frutto di quel dibattito, e questo è uno schema realistico, diciamo così. Sarebbe già un miracolo se in questo paese si arrivasse a una riorganizzazione e razionalizzazione secondo quel modello di un sistema fiscale che oggi invece vede una varietà e una variabilità delle aliquote veramente impressionante ed eccessiva. È positivo il fatto che il documento proponga la reintroduzione dell'imposta sul reddito delle imprese, l'IRI, che era stata introdotta nella scorsa legislatura dai governi del centro-sinistra, ma non era mai entrata in vigore. Si pone il tema di una riorganizzazione dell'IVA, si pone la questione, abbiamo insistito molto come Partito Democratico, di una riforma fiscale che vada nella direzione della sostenibilità ambientale, che accompagni il processo di decarbonizzazione del paese, e questo vuol dire cambiare una parte molto importante della tassazione indiretta nel nostro paese, riorientandola attorno alle emissioni di CO2 fondamentalmente come parametro di riferimento di tante cose, dal bollo auto fino alle accise per l'energia. È sicuramente condivisibile dal punto di vista della semplificazione l'enfasi sulla digitalizzazione del fisco, sulla codificazione per arrivare a un codice tributario unico, organico e comprensivo, e anche alcune proposte per la lotta all'evasione fiscale, compreso il tema delicato ma ineludibile
di un diverso punto di equilibrio tra la tutela della privacy dei contribuenti e la necessità di permettere all'Agenzia delle Entrate di utilizzare meglio di quanto accade oggi il proprio patrimonio di banche dati, ecco, su questi punti io credo che i documenti abbiano dato delle risposte importanti che sono state ricomprese dalla delega fiscale, perché la delega fiscale da questo punto di vista è stata abbastanza fedele al documento delle commissioni, parla di sistema duale, mette in campo la revisione dell'IVA, non cita esplicitamente l'IRI, ma di fatto apre ad una neutralità fiscale a prescindere dalla forma giuridica delle imprese, e questo sostanzialmente vuol dire andare in quella direzione. La delega fiscale ha ripreso la questione della tassazione ambientale come uno dei criteri di revisione dell'imposizione indiretta, la codificazione e alcune cose sulla lotta all'evasione fiscale. Alcune proposte della Commissione sono invece discutibili dal nostro punto di vista, dal punto di vista del Partito Democratico, perlomeno le abbiamo considerate tali, anche se non tali da inficiare il nostro voto positivo nei confronti del documento. Il documento prima e il disegno di legge delega poi hanno posto la questione del superamento dell'IRAP. Ora, nessuna pregiudiziale da parte del Partito Democratico ad un ragionamento sul superamento di un'imposta che aveva senso quando è stata introdotta nella seconda metà degli anni 90, ma è stata progressivamente smontata a pezzi, togliendo dalla base imponibile i redditi dal lavoro dipendente depotenziandola molto rispetto alla sua funzione originaria di imposta cardine per il finanziamento del sistema sanitario nazionale, perché l'IRAP è nata con una duplice funzione: finanziamento del sistema sanitario nazionale e imposta chiave per quanto riguarda la finanza regionale. L'IRAP si è progressivamente indebolita, ha perso questa funzione, è diventato qualcosa di diverso. Superarla in astratto è un'opzione sicuramente possibile. Qual è il punto? Che il documento prima e la legge delega poi, il superamento dell'IRAP lo pongono nei termini di un suo riassorbimento sostanzialmente nell'IRES, nell'imposta sul reddito delle società. Ora, il riassorbimento dell'IRAP nell'IRES avrebbe due effetti di cui dobbiamo tenere conto. Il primo, che porterebbe l'aliquota IRES, che è attualmente al 24, nei pressi del 31-32%. È chiaro che dal punto di vista della pressione fiscale complessiva non cambierebbe nulla, però in termini segnaletici portare l'aliquota sulle imprese ad un livello così elevato sarebbe un segnale non positivo nei confronti di altri nostri competitori. Ora, ognuno di noi, naturalmente, l'ho detto in precedenza, è per cambiare strada rispetto alla corsa al ribasso, la tassazione sulle imprese, c'è il livello minimo globale del 15%, però è chiaro che posizionare l'Italia ad un livello molto più elevato rispetto ad altre economie nostre che competono con noi non è bellissimo da un punto di vista segnaletico. Ma la controindicazione più rilevante sono gli effetti redistributivi di un superamento dell'IRAP, perché le imprese che pagano l'IRAP non sono le stesse rispetto alle imprese che pagano l'IRES, e caricare l'ex IRAP sull'IRES avrebbe effetti redistributivi non banali sul carico fiscale nei confronti del sistema produttivo del nostro paese, che andrebbero quantomeno valutati con attenzione. Quindi la nostra non è una contrarietà, non c'è nessun pregiudizio nei confronti di questa opzione, ma va vista con attenzione, e questo lo abbiamo posto anche nella discussione che c'è stata venerdì con il Ministro dell'Economia per quanto riguarda il primo step della riforma fiscale, e poi vedremo. Sono discutibili anche alcune reticenze del documento delle commissioni finanze, che in parte sono riprese nel documento, nel disegno di legge delega. Ci sono due assenze pesanti invece nel documento delle commissioni, a cui il disegno di legge delega ha dato parziale risposta.
Allora, il documento delle commissioni finanze non ha detto nulla per quanto riguarda la tassazione sul patrimonio. Ora, noi del Partito Democratico, come noto, avevamo avanzato una proposta di assoluto buonsenso, rivedere per migliorare il grado di equità complessivo del sistema, la tassa sulle donazioni e sulle successioni, che in Italia è scandalosamente bassa rispetto a quanto accade negli altri paesi europei, tant'è vero che da noi produce un gettito di poco meno di 1 miliardo, mentre in Germania 7 miliardi, nel Regno Unito e in Francia anche di più. E noi avevamo proposto, poniamoci quantomeno ad un livello intermedio, utilizziamo questi soldi per una misura a favore dei giovani. Era ed è, come dire, un sasso nello stagno, nel dibattito fiscale italiano che abbiamo voluto lanciare. L'EU ha posto il tema di una, imposta patrimoniale, progressiva. Altri hanno posto, ma anche noi, il tema di una revisione, degli estimi catastali, che sono, uno dei riferimenti più importanti per quanto riguarda la tassazione del patrimonio nel nostro paese. Il centrodestra ha fatto muro totale nelle commissioni e il risultato, la risultante, di questo dibattito, eccessivamente ideologizzato. Scarsa connessione a casa. Dicevo, la risultante di questo dibattito molto ideologico sulla tassazione sul patrimonio è stato che il documento delle commissioni non ha detto assolutamente nulla, lasciando carta bianca al governo che questo spazio se lo è preso e ha fatto bene, perché la delega fiscale invece sul catasto una serie di cose le ha dette, ha posto l'obiettivo di un aggiornamento dei valori catastali senza valore fiscale da condursi nei prossimi 5 anni fino al 2026, con l'obiettivo da una parte di recuperare all'imposizione beni immobili che oggi sono sconosciuti al fisco e dall'altra di dare all'amministrazione fiscale una base conoscitiva aggiornata rispetto a valori catastali odierni che sono completamente sganciati da quello che nel frattempo è successo nel mercato immobiliare del nostro paese. Ecco, su questo le commissioni non hanno detto nulla, il governo invece ha posto il tema in questi termini, ripeto, conoscitivi e non fiscali, di un aggiornamento conoscitivo del patrimonio immobiliare del nostro paese. L'altra assenza molto pesante, che ha indebolito oggettivamente il documento delle commissioni finanze della Camera e del Senato, è stata l'assenza di qualunque ragionamento sulle coperture della riforma fiscale. Perché è chiaro che tutti siamo molto capaci di indicare dove andare a tagliare le tasse. Il difficile, ma necessario, viene nell'individuazione delle coperture, perché è inimmaginabile, è irrealistico e velleitario immaginare che una riforma fiscale possa essere coperta completamente in deficit. Anzi, buona norma vorrebbe che la copertura avvenisse attraverso maggiori entrate e quindi una redistribuzione del carico fiscale, oppure tagli di spesa in un paese ideale. In Italia non è però immaginabile che una riforma sia interamente fatta in deficit e il modello delineato dalle commissioni finanze in realtà è quello di una riforma molto ambiziosa e interamente realizzata in deficit, e questo è un limite molto, molto oggettivo. La delega fiscale, da questo punto di vista, in modo implicito, fa alcune operazioni invece che evocano una redistribuzione del carico fiscale o comunque una maggiore prudenza complessiva nell'impianto. La delega, come dicevo, riprende in gran parte gli orientamenti e le proposte del documento delle commissioni finanze, aggiunge parole importanti sulla revisione del catasto che hanno suscitato, come sapete, un vivace dibattito in un paese che è allergico quando si parla di imposizione immobiliare. Non ha torto in molti casi, aggiungo, perché non dimentichiamoci che oggi in Italia la tassazione ricorrente sugli immobili è all'1,4% del PIL, un livello superiore all'1,2% europeo, nonostante l'esenzione sulla prima casa. E quindi in Italia oggi, tradotto, si pagano
molte più tasse sugli immobili rispetto a quanto accade negli altri paesi europei, anche in virtù, insomma, di quanto è accaduto tra il 2011 e il 2012. Se c'è un aspetto, e vado a chiudere rapidamente, che discutibile, insomma, della delega fiscale è la sua genericità. Ecco, la delega, se andate a leggerla, è spesso una delega molto molto ampia nei confronti del governo. Se la confrontiamo per esempio con la legge delega 23 del 2014, quella del governo Renzi, il livello di dettaglio è oggettivamente inferiore. Poi vedremo quello che sarà il dibattito parlamentare. Naturalmente il Parlamento è pienamente titolato a rendere più stringenti tutta una serie di obiettivi, di criteri scritti nella delega, però il punto di partenza è indubbiamente una delega che in alcuni punti, passaggi fondamentali, è molto generica. La legge di bilancio 2022 pone al Parlamento e al Governo l'opportunità e lo spazio per un primo importante step di implementazione della riforma fiscale. Prima del disegno di legge di bilancio erano a disposizione 2 miliardi di euro complessivamente per la riforma fiscale, cioè niente rispetto a quello che servirebbe. Non dimentichiamoci che per finanziare, insomma, l'ordine di grandezza di una riforma fiscale, della riforma fiscale che serve nel nostro paese, dovrebbe essere, insomma, nei dintorni di un punto di PIL. Il punto di partenza invece erano 2 miliardi, il governo ne ha aggiunti 6 con la legge di bilancio, oggi la dote sale a 8 miliardi di euro a decorrere dal 2022. Ora noi abbiamo avviato una discussione perché il governo con l'articolo 2 del disegno di legge di bilancio in realtà non ha detto al Parlamento ci sono 8 miliardi, utilizzateli come volete. Ha dato alcune indicazioni abbastanza precise che indicano la direzione di marcia. Ha detto questi 8 miliardi vanno utilizzati per un intervento sull'IRPEF attraverso la riduzione di una o più aliquote e la riorganizzazione delle detrazioni sul lavoro dipendente del trattamento integrativo, che altro non sarebbe che il bonus 100 euro, primo punto. Secondo punto, la riduzione dell'aliquota IRAP ordinaria, perché poi ce ne sono una pluralità. Quindi il governo, nel momento in cui ha presentato il disegno di legge di bilancio, ha detto tre cose: 8 miliardi subito disponibili per avviare la riforma fiscale, da utilizzare per l'IRPEF e per l'IRAP, facendo quelle operazioni a cui facevo riferimento. E il confronto all'interno della maggioranza ha fortunatamente tenuto conto della proposta iniziale del governo, evitando 100 fiori in materia fiscale che provocherebbero paralisi. E noi abbiamo dato un giudizio positivo di questo primo passaggio di discussione tra le forze della maggioranza. Noi, come Partito Democratico, a quel tavolo abbiamo detto le seguenti cose. La prima: gli 8 miliardi vanno utilizzati in modo il più possibile coerente con il disegno di riorganizzazione del fisco scritto dalle commissioni finanze di Camera e Senato e nella proposta di legge delega del governo. Quindi attenzione a non fare un intervento spot di natura elettoralistica più o meno sganciato da una visione di medio-lungo periodo. Bisogna invece essere coerenti, stare nei binari del disegno di legge delega fiscale. Seconda valutazione: meglio concentrare il più possibile questo intervento, evitando mille rivoli che produrrebbero misure non percepibili dai contribuenti. Quindi meglio concentrare, e se possibile concentrare sull'IRPEF, che è la madre di tutte le tasse nel nostro paese, quella ridotta peggio per tutto quello che ricordavo all'inizio. Non a caso, se non ricordo male, l'indagine conoscitiva avviata dalle commissioni finanze di Camera e Senato, che poi ha portato all'approvazione di quel documento, era un'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF innanzitutto, e da lì si deve partire per una riforma organica del fisco italiano. Meglio concentrare sull'IRPEF, meglio a partire dal tema dell'imposizione sul reddito da lavoro dipendente, del cuneo fiscale, che è una delle debolezze strutturali del fisco italiano, che, lo ripeto, è un fisco che grava eccessivamente sui fattori produttivi e che contribuisce a produrre un cuneo fiscale, cioè una differenza tra salari netti e costo del lavoro,
che è la terza o quarta in ambito OCSE, e questo enorme costo del lavoro, che poi si traduce in buste paghe molto leggere, è uno degli handicap oggettivi del sistema produttivo italiano in una chiave competitiva globale. Quindi meglio concentrare su IRPEF, meglio concentrare su un intervento sul cuneo fiscale, senza escludere, naturalmente ci mancherebbe, il tema delle aliquote, il tema dei pensionati, il tema di tutti coloro che pagano l'IRPEF, ma noi abbiamo detto di andare innanzitutto in quella direzione. Naturalmente ragionando anche della parte imprese, di un alleggerimento della pressione fiscale, il governo ha proposto l'IRAP, noi abbiamo aggiunto al dibattito anche il tema del contributo QAF, che non è una misura, che non è una tassa, è il contributo unico per gli assegni familiari, ma è una componente del cuneo fiscale, che ha molto senso eliminare nel momento in cui da marzo del 2022 andiamo a regime con l'assegno unico universale per i figli. L'assegno unico universale introduce, alleluia, nel nostro paese una misura universalistica di sostegno della genitorialità. Un assegno unico universale, a prescindere dalla tipologia di lavoro, di impresa a cui si appartiene, anzi è aperto e ricomprende anche i lavoratori autonomi. E quindi appunto un assegno universalistico. Non avrebbe senso in questo sistema mantenere invece una contribuzione che già oggi grava su alcuni datori di lavoro e non su altri, e non grava sui lavoratori autonomi. Quindi contributo QAF andrebbe abolito e bisognerebbe cogliere l'occasione di questi 8 miliardi per andare in questa direzione. Questo è quello che abbiamo posto noi e anche altre forze politiche. Per quanto riguarda l'eventuale scelta dell'IRAP, la posizione che ha espresso il Partito Democratico è una posizione a favorevole ad un intervento di tipo orizzontale, cioè se bisogna andare nella direzione di un alleggerimento IRAP, meglio partire dalle piccole imprese e quindi meglio esentare i piccoli fino ad un certo livello di valore della produzione, più che invece fare interventi verticali come qualcuno aveva proposto. Nel dibattito qualcuno per esempio propone di togliere l'IRAP alle imprese individuali, alle società di persone, alle imprese individuali, agli enti non commerciali, quindi fare un'operazione verticale, che però penalizzerebbe le piccole imprese organizzate in società di capitali, che sono tante, hanno fatto una scelta giusta, la scelta di una maggiore strutturazione. Togliere invece l'IRAP alle imprese che sono rimaste, che rimangono nella forma di società di persone, quindi meno strutturata, meno organizzata, eccetera, eccetera, sarebbe stato paradossale e in contraddizione rispetto ad un criterio indicato sia dalle commissioni finanze che dal disegno di legge delega, cioè quello di una neutralità del fisco a prescindere dalla forma giuridica scelta da ogni singola impresa. Vedremo come evolverà il dibattito. C'è una nuova riunione convocata per lunedì pomeriggio, però io ho registrato un clima costruttivo, positivo, in cui ogni forza politica naturalmente ha evidenziato insomma le proprie priorità per l'utilizzo di questi 8 miliardi, ma non siamo lontani da un intervento che dovrebbe stare nei binari della proposta iniziale del governo, poi con un'articolazione che vedremo in relazione alle simulazioni che verranno illustrate dal Ministro dell'Economia nella riunione di lunedì. Io credo che se riuscissimo a decidere rapidamente, e ho veramente concluso, sarebbe un passo molto importante di fiducia in un paese che è in una fase delicata, perché non dimentichiamoci che i numeri della pandemia in Italia sono migliori rispetto ad altri paesi europei, ma tutti purtroppo stiamo affrontando la minaccia di una quarta ondata che avrebbe un forte effetto, temo, di rallentamento di una ripresa economica che invece in Italia è stata particolarmente significativa. Decidere rapidamente, in modo concorde, all'interno della maggioranza, l'utilizzo di questi 8 miliardi, farli arrivare nelle tasche dei contribuenti e come alleggerimento fiscale nei confronti della parte più fragile del nostro sistema produttivo, credo che sarebbe un segnale importante, un segnale di fiducia, un segnale di un paese che si è rimesso in piedi, può tornare a correre,
ha bisogno di un fisco che lo aiuti a correre, diventando più leggero, più semplice e più equo rispetto al sistema fiscale figlio di 20 anni di interventi scoordinati e spesso elettoralistici. Grazie. Grazie a te Misiani, mi dicono che appunto non abbiamo tempo per fare delle domande, ma credo che stamattina tutta la tua spiegazione dell'illustrazione